Di questi 3 anni di pontificato mi rimangono impresse le immagini dei viaggi, soprattutto i luoghi in cui lui ha toccato con mano delle ferite aperte. E andiamo dal muro di Betlemme, per esempio, sul quale ha appoggiato la testa, ma anche la frontiera coreana, è un paese spaccato in due ma che parla la stessa lingua madre, ma certamente le immagini di Cuba che hanno fatto comprendere come c'è un ponte adesso tra Cuba e gli Stati Uniti, e come dimenticare poi Bangui, una città straordinaria che vive una guerra, una ferita aperta, qui Papa è stato e ha voluto essere, e infine l'immagine di Ciudad Juárez, dove il Papa ha celebrato la messa davanti al popolo di quella città, avendo però accanto i cittadini americani di El Paso che lo guardavano da dietro la frontiera. Quel giorno di marzo lui disse: sono venuto dalla fine del mondo. Questo mondo di qua, in questi 3 anni, secondo te, ha imparato a conoscerlo? Secondo me c'è una relazione tutta da approfondire nel rapporto tra il Papa e il mondo. C'è una geopolitica di Papa Francesco dalla quale oggi non si può più assolutamente prescindere. Sta imponendo un modo diverso di ragionare sul mondo in un momento in cui non c'è più un conflitto tra grandi potenze, ma in cui invece c'è un'anomia, c'è una difficoltà a capire chi comanda nel mondo. Il Papa in questo senso sta diventando un grande leader morale del mondo. Si è parlato non a caso di diplomazia della misericordia. Esattamente, la diplomazia della misericordia rende bene in immagine, sembra quasi un ossimoro, ma in realtà dice una grande verità, cioè che alla fine mai, oggi, nulla deve essere considerato perduto nelle vite delle persone come nei rapporti tra gli stati e i popoli.